Buongiorno, oggi vi porterò alla scoperta di una parte della sponda ovest del lago d'Orta. Partiamo sempre da Omegna, precisamente dal Monte Zuoli, siamo nella sua pineta. Andremo verso i laghetti di Nogno, da lì saliremo fin sotto i Sacchi perché in cima c'è ancora la neve. Adesso andiamo a vederla, ciao! Adesso siamo arrivati ai laghetti. Laghetti della pesca, c'è un bel ristorantino. Da qua iniziamo la salita vera, quella dritta. Qui sono due muri, 25-30 minuti l'uno, il secondo anche più ripido. Si sale con una muscolare, se si hanno delle buone gambe, meglio magari con una trail bike. Dai, andiamo a fare un po' di fatica adesso. Questo fiume è un po' uno spartiacque, è finita la prima salita e da qua incomincia la seconda, c'è un po' di neve attorno a noi, ma speriamo che la salita sia tutta pedalabile. Questa è molto ripida, quindi qua si fa un po' fatica, ok? Adesso proseguiamo. La parte finale di questa salita è la più dura. Il fiatone non è proprio finto. Qui di fatica se ne fa veramente tanta. Sono pochi minuti, però mamma mia. Eccoci. Beh, un po' di fiatone c'è su questa salita. Andiamo in questa direzione, andremo a fare una discesa molto tecnica ma senza grandi pericoli. Stare attenti perché è tecnica ma niente di che. Poi ci si torna a Quarna e andremo poi a fare la discesa della centrale, dove invece bisognerà stare molto molto attenti. Adesso andiamo, dai! Finisce la discesa numero 2, questa è la Fiumetta, Ponticello. Adesso andremo verso Quarna e andiamo a prendere poi l'ultima discesa, quella più strong. Lì sarà molto scassata, impegnativa, ma da vedere, dai. Continuiamo il nostro giro. Ok, adesso siamo alla partenza della seconda discesa. Da Quarna sotto arriveremo verso i laghetti di Nogno. Molto scassata, esposta in alcuni punti, quindi bisogna prestare attenzione quando si scende di qua. È una bella sfida da fare, però attenzione, andiamo a farla adesso, dai!
Eccoci arrivati alla fine della seconda discesa. Qui bisogna stare molto attenti, avete visto, grandi gradini, molto bella, ma occhio, occhio quando la si farà. Adesso seguiremo la condotta dell'acqua, il rumore del fiume, quello che sentite in sottofondo, e andremo verso l'ultima discesa. Qui molto più easy, tutto flow, molto divertente da questo punto di vista. Si tirerà un po' il fiato e poi alla fine avremo finito il nostro giro. Ok, dai, andiamo, ciao! Ora siamo allo start dell'ultima discesa, numero 3. Quella, come dicevo prima, molto flow, qui ci saranno un po' di curve, rilanci, un bel allenamento per chi fa enduro, molto divertente anche per chi ha le prime armi, è una discesa adatta a tutti. Se le altre erano un po' più complicate, qui si divertiranno tutti. Andiamo a vederla, dai! Tecnicamente non è tanto difficile, ma fisicamente è una discesa che si fa sentire se si vuole spingere sui pedali. Ora il giro è finito, si torna a casa, Montezuoli, e da lì abbiamo finito per oggi. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima volta, ciao! Ciao amici di 365 TV, oggi inizio un po' strano, un po' più underground, fuori dallo studio. Abbiamo due bei prodotti, Amazfit T-Rex Pro, bello smartwatch, e GoPro Hero 9. Ok, non sono due super novità, ma ne parleremo bene assieme in attesa della live che avverrà proprio alla fine di questa puntata. Quindi mi raccomando, rimani connesso che verrai reindirizzato direttamente a chi vuole essere biker puro sangue! GoPro Hero 9, ecco qui l'ultimo modello. Ok, non è una novità assoluta, ma in questi giorni abbiamo avuto modo di provarla. Non sarà una recensione super nel dettaglio, sinceramente ne trovate tante sul web, anche se in descrizione puoi trovare il link per il test un po' più nello specifico con i vari dettagli. Qui ci limiteremo un po' alla nostra esperienza di uso. Sicuramente la cosa che a noi ha colpito maggiormente, ma perché la GoPro è capitata in un periodo storico di live, essere usata come webcam, a differenza della Hero 7 che doveva essere configurata con una scheda di acquisizione video, vabbè, comunque un processo molto più difficile. Qui basta solo collegarla al proprio computer e automaticamente verrà identificata come webcam. Altro aspetto, obiettivo rimovibile, con una rotazione si può togliere l'obiettivo. Perché lo dovremmo togliere? Perché si può trovare naturalmente aftermarket sul sito di GoPro un obiettivo max dove si può ampliare ancora di più il grandangolo della camera. Quindi se non bastano il canonico grandangolo da GoPro, si può arrivare fino a 155 gradi, quindi praticamente quasi una visuale da pesce. Definizione aumentata in 5K, fermo restando che poi i 5K bisogna anche avere una apparecchiatura adeguata per montarla. E noi abbiamo usato i canonici 4K, definizione migliore con GoPro per poter sfruttare anche 60 frame al secondo. Ricordiamo che per le riprese sportive è consigliabile girare con dei frame più alti per avere sicuramente una fluidità migliore delle sequenze in action.
e anche per poter sfruttare un minimo di rallenti nelle varie riprese. Possibilità di fare dei super rallenti a 200 frame al secondo, ma dobbiamo calare leggermente la definizione in Full HD. Se si usa i video su social o piattaforme simili, Full HD è già una definizione più che sufficiente per pubblicare dei bei contenuti. Display anteriore e posteriore, troviamo un'autonomia migliorata rispetto alla vecchia GoPro. Questo perché? Perché troviamo una batteria con maggiore autonomia rispetto alle vecchie versioni e anche maggiorata come dimensione, quindi non potremmo andare a riutilizzare le vecchie batterie delle scorse GoPro. Come nella 8 troviamo praticamente la GoPro già incustodita nel suo case, quindi non dobbiamo andare a usare un case esterno. Come puoi vedere, troviamo già gli agganci al di sotto ed ecco che la nostra GoPro è già pronta per l'utilizzo senza uso di case esterni. Sicuramente una bella novità. Tanti gli accessori presenti in pieno stile GoPro, ora si potrà inserire a supporto della GoPro anche dei microfoni esterni originali GoPro, possibilità di inserire anche un piccolo faro. GoPro sta cercando di andare verso una direzione molto di vlog. Sicuramente la GoPro con questa definizione a cui sta arrivando, quindi già un 4K di qualità, può essere usata molto in stile vlog ed ecco che arrivano molti supporti a corredo di questa future. Una delle domande che abbiamo ricevuto e che riceviamo nei confronti di GoPro è: ma come faccio a caricare un bel filmato senza perdere troppa qualità su YouTube? Questo è un bel problema perché comunque di base YouTube va sempre a calare la qualità dei nostri filmati. L'importante è non cercare, secondo la nostra opinione, la super qualità a livello di definizione, quindi non è fondamentale registrare sempre in 4K, ma è molto più fondamentale avere un'ottima stabilizzazione dell'immagine. È importante informarsi sui bitrate con cui lavora YouTube per non andare a esportare con qualità troppo basse o anche troppo alte, perché comunque andando a esportare con qualità troppo alte ci troveremo a perdere inutilmente del tempo in più per caricarlo su YouTube quando poi indirettamente lui andrà a ridurre di qualità. I software professionali già hanno dei preset impostati come esportazione. Se siamo amanti di Final Cut e di Premiere già troveremo delle impostazioni appunto già previste per l'esportazione sulle varie piattaforme. Impermeabilità fino a 10 metri, possibilità di mettere un ulteriore case per aumentare la protezione e anche l'impermeabilità. Che dire, di sicuro un grande passo avanti per GoPro, che con questa Hero 9 si pone sicuramente tra le migliori action cam sul mercato, anche se in qualche modello passato forse si era seduta un po' sugli allori, ma questa Hero 9 chapeau, scusate, dimenticavo la sua ottima stabilizzazione, versione ora 3.0, l'HyperSmooth, con stabilizzazione anche dell'orizzonte, quindi ora le immagini rimangono molto, molto più stabili, appunto un sistema di sensore sull'orizzonte anche per venire incontro a movimenti di questo tipo, molto frequenti in un uso sportivo. Ma passiamo alla Amazfit T-Rex Pro, datemi un attimo. Eccolo qui, tecnologia o meglio certificazioni militari. Siamo in un ambiente, come detto prima, underground, quindi abbiamo anche a disposizione molti sassi per testarlo, ma non so se è il caso, anche se è dichiarato molto resistente. Cinturino comodo, può sembrare una banalità, ma in un orologio è importante che sia comodo. Batteria molto capiente, con dei calcoli senza guardare i valori dichiarati, si tratta di almeno una durata di un mese se lo usiamo in condizioni normali senza funzioni GPS. Naturalmente in caso di uso GPS la batteria cala, ma abbiamo visto che anche dopo un giro di 3 ore con GPS attivato e tutte le opzioni attivate, quindi di misura del battito cardiaco eccetera, si è consumato di un 20% dopo 3 ore, quindi fate i vostri calcoli. Come detto, tante certificazioni militari, cosa significa? Sono delle certificazioni sulla resistenza, sulla sua capacità subacquea, arriva fino a 10 atmosfere, che può essere un 100 metri all'incirca. Poi altro fatto, la resistenza al calore e al freddo, da un range di meno 40 a 70 gradi, grazie GoPro, è d'accordo anche lei. Sensori al di sotto dell'orologio per calcolare l'ossigenazione del sangue e per calcolare il battito cardiaco. Battito cardiaco molto molto utile avere un sistema di battito cardiaco al polso una volta che si mette l'orologio, sembra anche molto accurato sinceramente, molto più comodo di una fascia cardio. E vecchi ricordi
di allenamenti antichi. Il mettere la fascia cardio spesso non è sinonimo di comfort, invece averlo direttamente al polso è una bella cosa. Possibilità naturalmente di avere il display che si spegne ogni 8 secondi per risparmiare batteria, si riattiverà con un bel movimento di polso. Tante le opzioni disponibili, come puoi vedere. Allora, quadrante touchscreen, ma si può facilmente arrivare alle stesse funzioni del touchscreen con i bottoni posti al di lato del quadrante. Come puoi vedere, tantissime le funzioni, anche da perdersi sinceramente. Vabbè, classici: frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, allenamenti. Poi naturalmente c'è un'app apposita per fare le classiche funzioni post giro di condivisioni sulle varie piattaforme, dettaglio del giro, quindi traccia GPS, appunto frequenze cardiache su tutto il giro, e possiamo fare naturalmente dei piani di allenamento ben studiati. Essendo smartwatch e non solo sportwatch, lo possiamo collegare al nostro cellulare, quindi notifiche, troveremo delle notifiche a display, non interattive, quindi non possiamo interagire, ma possiamo solo vedere. Prezzo al pubblico 170 euro, qui in descrizione vi lascio, come per la GoPro, vi lascio l'articolo ben dettagliato su tutte le caratteristiche. Ora, dopo questa puntata molto smart, un po' come il watch, smartwatch, stai connesso che diamo la linea a chi vuole essere biker puro sangue. 10 domande, un concorrente, vediamo se riuscirà a prendere questa qualifica molto ambita. Linea alla live!